No, troppo grosso, De. No, questo è troppo caone. No, questo è troppo nuovo. No, dai, questo è troppo vecchio. No, questo fa car maiale. Aspetta, aspetta, vedo un fondo. Ecco, questo è perfetto, De. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Allora, qualche tempo fa Techmon aveva fatto un video sul boombox più grosso del mondo, il re dei boombox. E io invece cosa c'ho? Il boombox più piccolo del mondo! Il mini boomboxino, dè, cosa ci devo avere? E si fa quel che si può. Comunque, veramente, questo qui è il boombox più piccolo che io abbia mai visto in giro da quando me lo regalarono che ero in prima media a oggi. Questo piccolo in radio è del 1980 e il tempo ovviamente ha lasciato il segno perché la sintonia non funziona più, i tasti non restano premuti, poi qua giù c'è il controllo del volume che è completamente ossidato, questo tasto anche è ossidato e poi per esempio qui si possono staccare le casse acustiche e questo diventa un vero e proprio Walkman, ma il problema è che anche le casse acustiche non fanno contatto, quindi anche questa cosa qui va rivista perché poi non suonano. Ma nonostante tutto mi sa che le cinghie interne sono ancora buone perché comunque sia qualcosa si sente. Quindi in questo episodio non solo lo voglio far rifunzionare come si deve, ma vorrei tentare di infilarci dentro un ricevitore trasmettitore Bluetooth, in modo da poterlo ascoltare sia con una cuffia Bluetooth, ma farlo essere anche un altoparlante Bluetooth, senza però manometterlo esteticamente nella maniera più assoluta. Quindi ora intanto lo smonto e vediamo come mai non rimangono premuti i tasti e tutte le altre cose che c'è da fare. Questo povero coso è ridotto veramente male, ne ha viste di tutti i colori nella sua vita, vediamo se lo riesca a recuperare un po'. Non mi ricordo neanche come si smonta a dire la verità. Intanto si tolgono le batterie. E poi... cacciaviti di merda! Senza questi non si può fare nulla! Forse se ce ne fosse uno in grado di levare queste viti, questi cacciaviti di merda! Maremma! Oh, ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché non ci viene via la vite? Cioè, veramente incredibile! Ma c'è incollata! Oh, non viene, eh? Maremma regionale! Cane delle merve! E si incomincia bene, vai! Perché non ci esce? Viene da ride! È impossibile! Come fa a non venire? Perché non viene? Che cazzo? Ma guarda! Ma come c'è infilata dentro? Ma questo è uno scherzo, Dan, è possibile. Oh! Cos'è? Viva! È viva questa vite! Ok, ok, ok. Qui c'è un po' di ossido. E forse qui sotto c'è anche il posto per mettere il Bluetooth, ma non ne sono sicuro. È che non so esattamente come fare per togliere tutto da qui dentro. Dovrei anche togliere queste due vitine qui. Proviamo a levare questa di vite, che fa venire via direttamente lo sportellino, a quanto pare, da almeno dalla parte di qua. E allora niente, devo togliere anche questa. Forse riesco senza distruggere tutto, eh? Vediamo di rimettere a posto lo sportellino subito, di volata proprio, di volata. Rimetto al suo posto questa vitina qui, che tiene fermo il meccanismo con il circuito stampato. E vediamo se riesco a togliere tutto di un blocco proprio. Ma come cazzo c'è infilato qui dentro sto coso? Perché? Vediamo se lo tolgo, vediamo, forse ce la posso fare. Forse ce la posso fare. Eccolo, eccolo qui. Ora scollego un attimo questi cavetti che portano il segnale alle casse, che li ritrovo sicuramente dopo grazie alla ripresa che sto facendo. E libero! Oh, eccolo qua! Sono un pochino disperato perché quest'arnese è incredibilmente pieno di componenti di tutti i tipi, sono tutti infilati qui dentro, ma... Mamma mia, cioè come cazzo fo? Ci sono 3700 componenti, tutti uno accanto all'altro, uno sull'altro, vabbè, smontiamolo, poi si vede. Devo separare la meccanica dall'elettronica, quindi intanto scollego la testina. Ok, ci siamo quasi. Maiale, che casino. Vediamo com'è fatta questa elettronica. Questo è un impiastro letale. Ma guarda i condensatori come sono messi uno sull'altro. Oddio. E in più qua giù abbiamo questo coso qui che slitta e non gira neanche un po'. Dalla parte di qua ci sono dei compensatori variabili. Questo credo che sia per la velocità del motore. Questi due probabilmente sono per l'equalizzazione della cassetta. Oddio. Che canaio! Invece la meccanica ha le cinghie che sono sempre perfette. Cioè, sono veramente
praticamente ancora perfette. E dalla parte di qua c'è soltanto questa piccola rotellina qui che potrebbe dare dei problemi, perché ho paura che sia fatta di quel materiale che si sgretola dopo tanti anni, ma che per fortuna serve solo per l'avanzamento veloce del nastro, quindi se si rompe ci importa anche una sega. Ora, con questo lubrificante nanoparticellare, voglio vedere se riesco a sbloccare la meccanica. Il gancino che fa rimanere premuto il tasto sarebbe questo qui, che è collegato qua, e come vedete non riesce a scorrere. Questo non solo sblocca, ma lubrifica e scioglie anche il vecchio lubrificante che si è trasformato praticamente in colla. L'importante è di non farla andare dove scorrono le cinghie. Le cinghie le ho tolte, ma il capstan non riesco proprio a toglierlo e ho paura di romperlo perché qui c'è un fermo, quindi lo lascio stare lì. La cinghia non è neanche deformata, è micidiale. Ecco, mi sembra che si stia sciogliendo il vecchio lubrificante. Ora rimane bloccato. Riavvolgimento, avanzamento veloce e play. Ora funziona come dovrebbe. Ok, ora gli va data una pulita e poi bisogna sistemare anche una cosa qui sul capstan. Perché se vedete la flywheel non ruota esattamente dritta e questa potrebbe dare dei problemi. Intanto, con l'alcol isopropilico ho tolto tutto il lubrificante in eccesso. Poi ho ripulito la meccanica ancora più accuratamente e ho pulito anche la testina. Anche tutte le guide dove passano le cinghie vanno pulite molto attentamente per evitare il più possibile le fluttuazioni di velocità. Questa meccanica ha anche la funzione di autostop. È il nastro che a fine corsa con la sua tensione fa alzare questa levetta che a sua volta attiva quest'altra leva che si incastra nel meccanismo e attiva il richiamo di stop. Ma qui in questo caso non succede. Purtroppo questa leva è ancora un po' troppo dura, quindi ho pulito questa parte metallica con l'alcol isopropilico e alla stessa maniera ho ripulito ulteriormente la meccanica. Ho rimontato tutto e il risultato è stato questo. Stop automatico a fine corsa. Ho raddrizzato anche la flywheel nel modo migliore che potevo, l'ultima pulitina al capstan e al pinch roller e il lavoro sulla meccanica è completo. Ok, mi sono dimenticato di collegare il microfono, quindi vi devo fare la telecronaca. La sintonia è bloccata, come mai? Pensavo fosse un problema del cavo, invece no, è troppo facile. È proprio il condensatore variabile della sintonia che non funziona e che è inchiodato. Te lo immagini te ora che casino che è. La plastica si è seccata talmente tanto che gli impedisce di funzionare. Quindi ho staccato tutti i pezzi dell'involucro che venivano via e ho inondato tutto col WD-40. Sì, lo so che non si fa, ho capito, e non si fa, ho capito, lo so. E invece ha funzionato! E ha funzionato perfettamente. Ho rimontato tutto al suo posto, ma prima di vedere se veramente funziona, devo testare tutti gli elettrolitici. E questa cosa qui non è per niente facile, la miseriaccia Eva. Questo va benissimo, va bene, va benissimo. Ok, va benissimo, va bene, ok, alla grande, oh, alla grande, perfetto, alla grande, bene, perfetto, perfetto, perfetto. Oh, perfetto, funziona anche questo. Quando un oggetto ha un minimo di qualità, i condensatori sono tutti abbastanza nella norma, non ce n'è neanche uno aperto, non ce n'è neanche uno in corto, che culo perché qui era un gran casino. Comunque ora ci ricollego alla meccanica e vediamo un attimino come funziona. Allora l'ho collegata 3 volte con l'alimentazione esterna. Accendersi si è acceso, questo fa un po' di rumore ma poi si vede dopo. La radio. Direi che funziona anche la radio. Non si accende il LED ma perché l'ho attaccata all'incontrario, tanto lo sapevo. Proviamo la cassetta. A me mi sembra che funzioni anche bene, va al rallentatore però funziona. Indietro ci va, avanti ci va, vediamo se si ferma da sé. Perfetto, funziona! Mi sembra che funzioni abbastanza bene, però devo regolare la velocità del nastro perché va veramente al rallentatore. Ora qui, prima di qualsiasi cosa, c'è da vedere qual è il trimmer che regola la velocità. Dovrebbe essere questo trimmerino che è qui. Mamma mia, questo è completamente disintegrato. Porca miseria, Eva.
una goccina di disossidante anche dalla parte di qua. Penso che ci andrà cambiato. Comunque, vediamo se si riprende in questo modo qui. Sembra che ora, ora funziona. Ora funziona alla grande, dai. Per regolare la velocità utilizzerò questa cassetta che contiene un tono a 1000 Hz e il generatore di funzioni di nuova elettronica che ho settato qui su 1000 Hz circa, che produce questo suono. Sentiamo ora un po' che effetto fa. L'audio non è ancora sicuramente perfetto, però ci stiamo avvicinando. Prima di rimontarlo dentro la sua custodia, vorrei provare ad installarci dentro il trasmettitore Bluetooth. Come ho detto all'inizio del video, questo coso funziona in tutti e due i versi, ovvero trasmette e riceve. E la selezione della trasmissione o ricezione si fa attraverso un tastino che è qui sopra. Comunque ora lo devo sbudellare, perché non è che lo posso infilare dentro il Walkman così com'è. Dovrebbe essere costruito a pressione. Si dovrebbe aprire facilmente, eccolo. Ok. Oh, la miseria. È veramente minimale quest'arnese, veramente minimale. Però prima voglio vedere se funziona a 3 volt, quindi ci collego questo connettore alla cazzo di cane un attimino qui e provo ad alimentarlo a 3 volt. Allora, qui c'ho un'alimentazione di 3 volt precisi precisi. Questo dovrebbe essere positivo e questo dovrebbe essere negativo. Vediamo se si accende. A 3 volt si accende, però proprio a malapena, ce la fa veramente a malapena. Vediamo invece se con le pile funziona, perché magari a volte con le pile può essere diverso. No, si è acceso per un attimo e si è spento subito. No, assolutamente no. Niente, no. Bella sfida. E online ho trovato questo DC-DC converter che trasforma da 1 a 5 volt in ingresso a 5 volt in uscita. Dovrebbe essere perfetto per alimentare il Bluetooth a pile. E mentre aspetto che arrivi lo step up converter, vado a dare una bella pulita a questo coso qui. Bene, nel frattempo mi sono arrivati i DC-DC converter, quindi ora posso andare avanti con il progetto Bluetooth. Vediamo se ce la faccio. Eccoli qui, facciamo l'unboxing e vediamo quanto sono grandi, perché mi sembravano più piccole a dire la verità. Questo è il modulo Bluetooth e questo è il DC-DC converter, pensavo fosse più piccolo. Bel casino, dove lo infilo sto coso io qui? Il ricevitore Bluetooth, una volta tolti tutti gli spinotti, dovrebbe entrare qui dentro. E questo qui invece, forse... con un po' di pazienza riesco ad infilarlo qua dentro, in qualche modo qui così. Vediamo se ci può entrare. Sì, ci va, ci va, ci va. E il modulo Bluetooth è o qui dietro o in qualche modo qua sotto. Ok, il modulo Bluetooth l'ho infilato qui sotto e combacia veramente tutto al millimetro. Anche se l'interruttore dà l'impressione di strofinare sulla cinghia, invece assolutamente no. Con la telecamera non riuscirò mai a farvelo vedere, ma ci sono almeno 2 mm di distanza tra l'interruttore e la cinghia. E ora devo collegare tutti i cavi. Per prima cosa collego il negativo alla massa. La massa. Devo collegare la massa. Ovvero con il negativo del Walkman. Poi ho fatto un foro per far passare i cavi dall'altra parte dello stampato. Ho collegato i cavi di segnale destro e sinistro e li ho passati dal foro.
A questo punto ho collegato tutti i cavi al DC-DC converter e l'ho attaccato con la colla a caldo sotto la scala parlante della radio. Ho collegato il negativo di alimentazione con la massa, la basta con questa massa, con il negativo del Walkman, il positivo con il positivo del Walkman e l'uscita a 5 volt con l'alimentazione a 5 volt del modulo Bluetooth. È incredibile ma vero, la flywheel è libera di ruotare e non sbatte da nessuna parte. Ok, ho finito di ricollegare tutto, ho momentaneamente collegato l'ingresso del trasmettitore Bluetooth con le uscite del controllo di volume, ma ho lasciato i cavi così lunghi perché ancora non sono sicuro. E comunque non sono per niente sicuro proprio che funzioni. 3 volte in ingresso e vediamo che cacchio succede. Oh, il DC-DC converter si è acceso e anche il Bluetooth si è acceso! Allora funziona! Forse, forse funziona, eh? E quindi entra in scena questo, che ci farà da altoparlante Bluetooth. Quindi accendo l'amplificatore, accendo il ricevitore Bluetooth e poi accendo questo. Vediamo che succede. Si è collegato! Ma non si sente nulla. Non si sente niente. Si è connesso però, eh? Però non si sente veramente niente. Ah, eccolo lì! Lo sapevo, mi sono scordato di collegare una cosina. Vabbè, niente di che. Questo affare è un po' un casino a tenerlo in mano così, comunque ci provo, accendo il Bluetooth. E play, e vediamo cosa succede. Dovrebbe trovare il Bluetooth, fare il pairing. Eccolo. Ah, funziona, funziona! Mini boombox vintage con il Bluetooth. Ora non mi rimane altro che rimontarlo e poi vediamo. Questa volta però l'azimuth delle testine lo regolo con l'oscilloscopio. Vediamo un po', andiamo in qua, si allarga ma così è controfase, così si allarga ancora di più. Ok, vai, perfetto, ci siamo. Vabbè, giusto per essere sicuri l'ho rifatta anche col computer e mi sembra insomma che vada più che bene. Ce l'ho fatta? Boh, non lo so, comunque è pronto, ora vediamo come funziona. Esteticamente è rimasto identico, non ho cambiato niente, infatti ho deciso anche di non sfruttare la funzione di ricevitore del Bluetooth perché avrei dovuto fare dei fori qua sopra per poter mettere dei tasti e non mi è sembrato il caso. Ovviamente ora è pulitissimo, ha cambiato quasi colore e questo colore che vedete non è ingiallito, questo è il suo colore naturale, è una specie di color oro, mentre il colore originale della plastica si può vedere staccando una delle casse acustiche, vedete la plastica è grigia. Le casse acustiche che le ho riverniciate, la vernice è tutta abbastanza integra tranne che sul retro, qui dietro è veramente tutta graffiata. Questo è il radio, il modello 3x15 made in Corea e ora ve lo faccio sentire con le sue casse acustiche. Le sue casse fanno abbastanza cacare. Poi ve lo faccio ascoltare direttamente dall'uscita cuffie. Leggermente meglio, un poinino meglio proprio. E ora ve lo faccio sentire attraverso il ricevitore Bluetooth che collego direttamente al computer e voi sentirete direttamente l'audio che arriva dal ricevitore Bluetooth. Play. E il mini boomboxino, togliendo le casse acustiche, diventa un Walkman Bluetooth.
Bene, sono contento di aver teletrasportato questo boombox che ho da quando andavo alle scuole medie nel 2021, nel presente, con questa aggiunta del modulo Bluetooth. E effettivamente è una figata sentirlo suonare a distanza senza fili, perché è un oggetto del passato e non lo faceva ovviamente, quelli di oggi è normale che lo fanno. Prima di chiudere il video voglio salutare Gianni2728, Marco Visibelli, Unix per principianti, Vara, Naifusama47, che hanno indovinato i titoli degli anime che avevo infilato nel video precedente. Tutto quello che ho utilizzato per installare il Bluetooth all'interno di questo mini boombox lo trovate linkato qui sotto nella descrizione del video. Video che finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e come sempre mi raccomando, restate sani.